Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: La pupa e il secchione show è arrivato alla quinta puntata. Ma che tipo di polemica è scoppiata? L'ultima puntata della pupa e il secchione show è stata piuttosto incandescente. Amy è diventata la nuova pupa insidiosa, mentre Asia si è molto rammaricata per l'eliminazione di Orlando e Laura. L'appuntamento serale settimanale con il reality è stato caratterizzato anche da forti momenti di tensione e dall'eliminazione di una delle protagoniste. Ecco cosa è accaduto precisamente. La pupa e il secchione show, scoppia la polemica. Ultimamente la pupa e il secchione show è stato teatro di una vera e propria rissa. Mila Suarez aveva il ruolo di pupa insidiosa, cioè doveva mettersi in mezzo alle varie coppie per cercare di rubare a una pupa il suo secchione. Secondo Paola Carruso però le cose sarebbero andate più in là e quando la modella le avrebbe detto che strumentalizzava il figlio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne l'ha aggredita. Pupi e secchioni sono subito intervenuti per dividerle, ma le immagini dell'alterco sono diventate virali. In seguito l'ex bonus di Avanti Un Altro è svenuta per il nervoso, mentre la fashion blogger di origine marocchina ha rotto un bicchiere per terra. I testimoni hanno sostenuto all'unanimità che sia stata Paola la prima ad attaccare e, naturalmente, la vicenda ha avuto delle conseguenze. Ecco cosa è accaduto. Ecco cos'è accaduto. Il gesto, molto grave, non poteva rimanere senza conseguenze e infatti inizialmente Paola Carruso è stata sospesa dal gioco in attesa della decisione della produzione. Barbara D'Urso nel frattempo ha condannato quanto compiuto da Paola ritenendo che poteva difendersi in mille modi dagli attacchi di Mila, ma non con la violenza e non in televisione dove la vedono tutti. Ancora durante la trasmissione la bionda showgirl ha provato a sostenere con forza le sue ragioni, scontrandosi verbalmente con Mila. Ma alla fine è stata squalificata, mentre la Suarez dovrà trascorrere un'intera settimana nello sgabuzzino con il suo pupo. Sul web, naturalmente, gli utenti si sono schierati con una o l'altra concorrente e si sono espressi sulla vicenda. Molti hanno sottolineato come non sia più il programma degli anni passati e che andrebbe chiuso per quanto successo. Un utente in particolare ha lasciato sotto al post dell'aggressione, condiviso dalla pagina Instagram della pupa e il secchione show, un commento in cui ha scritto di aver notato che c'è gente che vede questo programma viscido e insignificante. Pier Silvio, come sei caduto in basso? Buona visione, ha scritto questa persona criticando la qualità della pupa e il secchione show. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.